Caldo e umido lì E con dentro. questa traduzione di genere siamo quest'altra parte. È molto caldo e umido nel passaggio segreto. Ok, andiamo Però devo avanti. starci molto attento perché ci potrebbe essere un... cioè, se ci entro troppo potrei rimanerci lì. Ok, devo trovare qualcosa con cui rompere la statua a forma di cazzo. Gigi è molto bravo a rompere il cazzo. Soprattutto della gente. Morta. Sì. Ti ricordi lì del foglio che ho nascosto, no? Foglio nascosto qua. Sì, ci ho messo la fila di crepe. Ma un foglio ha tenuto folgio con tre. Hai scritto tu, non l'ho scritto io, folgio. Uguale 3. Uguale 3. Ok, spacchiamo la statua a forma di cazzo. Portarsi dietro questo pesante interno è impensabile, la meglio lasciarlo qua. Perché? Ok, foglio con 8. Hai bisogno Quanti della fogli combinazione. tengo? Sì, perché Nicola, perché io non mi metto lì a farli tutti a cazzo, mi rompo i coglioni. Praticamente Slide, hai Nicola. un pesante cerchio per provare ad aprire la cassaforte? Nicola è un game designer così bravo che ha deciso di mettere che questi 5 numeri qua sono tutti a cazzo di cane. Che tu devi provare tutte le combinazioni possibili, che sono tipo 250 fino a che non lo scopri tu. Dai, Nicola, Oh, dimmi. Color l'ha scoperto da solo al primo A me non frega un tentativo. cazzo di quel che ha fatto Color. 1, 2, 3, 4, 5. Ci voleva un quoziente intellettivo di almeno 80 per scoprire questa combinazione. Prova con Ok. 7, 4, 3, 5, 8. 7, 4, 3, 5, 8. Prova con 4, 4, 4. Ok, salviamo. Hai Minchia, trovato la Daniele, chiave ti del ricordi? Caesar Bonus. C'è una parte di Sly, non mi ricordo nemmeno quale gioco, se è il 2, forse il 2 che fa. Sì, il 2 se non mi sbaglio che fa. Sono davvero un genio! Solo io potevo scoprire il codice, prova 667! Ashley! Scusa, qui ho dimenticato di metterlo. GJ, tocca a te. Sei tu la donna tra noi due. Ashley, finalmente ci ritroviamo. Come ti permetti, tra l'altro? Lo sappiamo tutti che qua il più femminile sei tu. Grazie, GJ. Proprio ti saluto con il gesto più gay che posso. Come sei Non arrivata ti fin qui? posso vedere. No, aspetta, facciamo in diretta il saluto più gay. Vai, allora, fallo tu, Daniele. Ciao! No, fai. Siamo qui nella nuova parte. Siamo qui alla nuova parte di Tenants of, come cazzo si chiamava sto gioco? Innocent Tenants, qui con noi c'è. Ma saluta DJ. Ciao! Ciao! Bravo, Vai. DJ, fai il tuo saluto più Più etero, maschio. più maschio. Sì! Vai, devi leggere questa DJ. Io Mi sono ci ha il portato una programmatore che non ha donna. messo Ashley di. Mi ci ha portato una donna con i capelli castani e mi ha detto di restare qui. Ahia. Yeah. Dai DJ, dai, sì, dai DJ. Più avanti sarà molto rischioso. Vischioso. Cioè, ma è meglio che esci da questa casa! Sì, ma lo stesso vale anche per te. Cioè, è Melone, lei. Io non me ne andrò senza papà, uscirò di qui solo dopo averlo ritrovato! Non voglio lasciare. Minchia, ma non c'è una volta che hai scritto voglio! Ho qualche difficoltà in queste cose. Non voglio lasciarti sola, però anch'io con te ti darò una mano se sarà necessario. Con la I accentata, cazzo! Vabbè, andiamo avanti. Grazie! Sì, vorrei muovermi, però. C'è un coso invisibile qua, Nicola. Sì, sarebbe Ashley. Ah, ok. Bello, cos'è? Che Per il rimasuglio di Ashley. cazzo è sta roba? Perché? Sì, torna in superficie. Bel lavoro, Ashley. Incredibile come tu sia sopravvissuta a tutto ciò che hai incontrato finora. Questo
Questa l'ho presa da Black Doom. Perché? Perché così mi andava di farlo. E che stai portando con te anche una superstite. Quindi tecnicamente questo qua è un mezzo developer commentary. Axel, dimmi, davvero sai dove si trova mio padre? Sì, è possibile ancora salvare la sua e le vostre vite. DJ, tocca a te. È tuo amico Ashley. Direi che posso definirlo così. Sei diventato Snake. No, è proprio Satana. Sono contento che tu la pensi così. Era tutto più facile. Tutto cosa? La liberazione non sarà possibile senza la collaborazione di tutti noi. Ma se non mi reputi un amico, non potete fidarvi di me. Se sei amico di Ashley, mi ispiri fiducia. E se voi avete cominciato a parlare così... Axel, contiamo anche sul tuo aiuto. D'accordo, io ho capito. Mettiamoci in marcia. In tre. Mettiamoci in marcia. Beh, è diventato Snake, è diventato. È diventato Final Fantasy. Sono stato opzionale, vuoi salvare? No. I am the ultimate life form, shed the Vai, edge. DJ. Scusa. Cusa? Non ci posso credere. Quante stanze può avere una casa come questa? Ti sembrava più piccola da fuori, spesso le apparenze ingannano. Soprattutto i campi da calcio. Non ci restano fuori tutti, coraggio! E quindi Black che cazzo Doom. Bisogna fare? Salvo di nuovo, sì. Non so proprio devi. Tanto salvataggio opzionale, chi se ne frega. Sì, tanto c'è salvataggi infiniti. Ah, ok. Sì, vabbè, chiave argentata, ok. Qui a questo punto del gioco non si trovano più cristalli di vita, Nicola, aggiungilo un po'. Ok. Ma gli sprite qua sono tutti fottuti da RPG Maker, vero? Sì, sì. Potrei anche farne qualcuno di personale più avanti. C'è un altro, Nicole! Calme, non ci ho ancora visto. C'è un altro, calme! Se facessimo qualcosa, potremmo attirarlo più avanti e potremmo aprire quella cassa. Stavolta non è colpa mia. A me sembra un buon piano. Va bene, cerchiamo qualcosa da lanciare. Topper l'ho trovato, lancialo da qui. Io l'ho già trovato, però. Speriamo funzioni. Il cazzo che è esploso. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Ha funzionato. E ha tenuto chiave di Roma. La prima volta che l'ho fatto, io l'ho fatto senza questa cazzata, Nicola. Hai ottenuto chiave di Roma. Di Roma? Perché? Cazzo. Perché ci doppiano Dragon Ball adesso. Ma vaffanculo. Dragon. Che? Perché? Cazzo. Perché sì. Minchia, Daniele, ho trovato Rocket di Crash Bandicoot 2 pre-console. L'hanno rilasciata oggi? No, l'hanno rilasciata da un botto. Allora mi sa che l'avevo già visto anch'io. Rocket cos'è? Quella... Quella lì. Ho capito. È quella del jetpack di merda. Sì. Che schifo. Ma perché? Perché sì, che schifo. Io lo odio il jetpack. La musica è bella. No. Sì. Perché mi riporta alla mente le brutte esperienze fatte con quel livello. C'è il finale! Chiama. Credo. Ma non è brutto quei livelli, non sono brutti. Sì, ma la chiave, la persona è fatta a forma di cuore. Non capisco. Prendiamo un cuore di qualcuno. Unire pezzi, sì. Hai tenuto chiave cuore. Poi il bello è che tu scriverai qua sul come titolo del video, tipo Innocent Tenants parte 1, e tutti dicono "Ma che cazzo è?" È ovvio. È fatto apposta, DJ. DJ. Io questo lo voglio io. Congratulazioni, Ashley, sei viva. Non male per una semplice ragazza.
mattina. Nonostante tutte le difficoltà, si è arrivata fin qui. Lo ammetto, non me lo aspettavo. Non se l'aspettavo. Esatto, stavo pensandoci anch'io. Questa l'ho presa da Gigi. Non me lo aspettavo. John! Ebbene sì, sono ancora viva. Ora ridammi mio padre. Pensi sia così facile? Pensi che rinuncierò così facilmente al mio amore? Che è lui il suo amore! È il padre! Sono una coppia! È il colpo di scena finale, tipo... Sono una coppia gay. Avrò più bisogno di un assistente per eseguire un trapianto come si deve. Io non dire trapiantare cosa dove. Meglio dove soprattutto. In un certo senso lo posso capire. Perché quella è lesbica. Una persona cara gli è stata portata via senza possibilità di rivederla. Dopo aver passato così tanto tempo lontano dai miei genitori, so cosa si prova. Trovi quindi che le sue intenzioni sono buone? Siano. I suoi continui fallimenti nei suoi esperimenti hanno tolto la vita a molte persone, io compreso. Me è compreso. Capiscimi, figliolo. Doppiatore di Hisoka nuovo. È per il bene della scienza. Stai facendo un tono esattamente uguale a quello di Hisoka. Che cazzo è Hisoka? Ancora, quello di Hunter Hunter. Ah... Ma quale scienza? Lo fai solo per te. Non esiste un prezzo troppo alto per ciò che desidero. Se capisci cosa intendo. Per quanto tutto questo possa andarvi a genio, non avete il potere per impedirmi di realizzare i miei sogni. Perché questa musica? Sicuro? Ashley, i cristalli. I cristalli del potere. Certo! Sailor Moon, guarda. Cosa? Non può essere. Che cazzo succede? Eh? Eh? Cosa? No, lo fa GJ questo, l'ha già... È già entrato nel cast per quel personaggio dall'inizio del display. Papà! Ashley? Ma che succede? Dove siamo? E così avete ammidato a morte i miei sforzi, eh? Ma state dimenticando che ho ancora gli esperimenti dalla mia parte. E ora? Fermo! Questo è coso. Sì. Claire, mia amata. Questa è la panicola. Posso spiegare? Non è come se... Sì. Mary, amore mio. Queste non sono due coppie. Queste sono loro. Sono arrivate e dicono: ma che cazzo succede? E loro: no, non siamo gay noi. No. Ma quella lì è mamma. Basta, John. Non hai seminato già abbastanza morte? Io l'ho fatto per te. E si rivolge verso di lui. John, lei non ha mai voluto questo! E lei invece? Eri tu, Gigi. Detto figlio! Io... Mi dispiace. L'unica cosa che volevo era rivederti. Io non sto capendo, non capisco! Come hanno fatto i due fantasmi ad apparire? Merito dei cristalli. Li ho portati qui prima di tornare dall'aldilà. Non immagini i poteri che hanno. Cosa posso mai fare? Ma sì, io sono gay. Perché? Io distruggerò tutto! Non rimarrà niente di questo posto, lo demolirò! Ashley, Aurora, è giunto il momento di salutarci. È giunto il... Axel, grazie! Cazzo! Ashley. Ora scappate.
dopo 3 ore. Sì. E scappa solo lei, eh. Esatto, no. Con la musica allegra, boh. Ma cazzo. Ma il sangue è lì? Vabbè. Quello ci sta sempre. Mestruazione. È giusto. Mi sembra logico. Ashley che corre felice sul prato. Sbaglia strada e torna indietro. Che è sta roba? È a quota. Ah, ok, fa parte del gioco. Sì, è sta rag. Che cazzo? CJ. Che c'è, Ashley? Io sento dei passi, vengo da questa parte. Axel! Sbaglio è un po' diverso. È diventato gay anche lui. Lui. Ve l'avevo detto, i cristalli hanno tanti poteri su chi è morto. Può diventare gay quelli che sono morti. E di certo non li trasformano in terribili mostri. Ma in gay. Tuo padre ci raggiungerà presto. Sta aiutando John. Incredibile, lo sta facendo per davvero. In quel senso lo sta aiutando. Certo. Ma sapete una cosa? In un certo senso stimo John. Vaffanculo! Anche ci starebbe. Ma solo per una cosa. Io da grande volevo fare la dottoressa. Non anch'io fare a pezzi la gente. E lui lo era. Gay. Ecco i capelli blu. Credo che questo qui sia coso. Futuro. Ah, è Ashley questa? Ok. Posso aiutarla? Sì, è lei la dottoressa Ashley, vero? Che voce femminile, Nicola. Sì, sono io. Ma lui già gli accusa un forte mal di testa e non riesco a farlo passare. Venga dentro! Cago la testa! Vedo che sei ispirato anche per il design della casa, John. Non mi sembra niente di grave, sono risolto il problema. Vado a prendere la medicina, al momento la lascio nelle mani esperte di mio marito. Posso contare su di te, vero Axel? Ma se c'ha tipo 20 anni in più di lei, che cazzo? Certo, non avere paura. E mo' sulla scopa. Ciò che accadde qualche anno fa, ormai è solo un lontano ricordo. No, un lontano e spiacevole ricordo. Ashley lo sa bene, e anche io ormai. Mi sa che ho sbagliato cosa, ma che cazzo sei fatto? Pensavo che non sei mai riuscito a perdonare mio padre per quello che ha fatto a tutta quella gente, ma in questo mondo tutti possiamo sbagliare. Che siamo grandi, che siano grandi, sbaglio o piccoli sbagli. Quindi anche soprattutto in questi casi. Quindi anche se ha ammazzato 50.000 persone, ma che cazzo se ne fotte, dai. Il primo passo è accettare il proprio sbaglio, poter capire più avanti come rimediare. Tipo cambiare le cose nella beta. Quel giorno mio padre John lo capì. E morì. E sono i crediti. Innocentenans crediti created by Nasdaq. Created by Nasdaq. Musiche, i canavali, io John Zeta, Mimas Mask, Lino Crisis, Starring Ashley Arden, Lucas Arden, John Freck, Axel, Aurora Goyle, esperimento 1, 2, 3, 4, Mirror, Ashley, che non ho capito, Mary Claire, Special Hunt. Cari armati speciali. Cari armati. Ehi, hey, bel lavoro. Grazie. Perché mi guardi? Perché mi urli così? Ah, già, l'aspetto da morto, ma non importa ora. Perché hai completato Innocent Tennis col finale buono, la verità. Hai letto il file dentro il Ferraro. Purtroppo non c'è alcun premio, se non la soddisfazione di aver finito il gioco col miglior finale. Grazie per aver giocato, spero di rivedervi presto. Che bello. E così è finito il display di Innocentenats. Vi saluta Naschi, saluta il pubblico che ha guardato il tuo gioco. Ok, vi ringrazio per avermi seguito e cercherò di
di fare qualcosa per tutti questi errori. Infatti lo sto già facendo adesso. Bravo Nicola. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche Nicola ha capito che può tornare indietro e rimediare agli errori. E anche se ha ucciso tanta gente, chi cazzo se ne fotte, dai. E ci vediamo nel prossimo video di The Spade di Nicola Nascondi con Nicola Nascondi in chiamata. E vabbè, dai, non è uno scherzo, non ha fatto Nicola, ha fatto GG sto gioco. No, non è vero, l'ha fatto... ha fatto Nicola, non io! Non io! vabbè, no, è Nicola, ciao a tutti, gnacchi.